Grand Prix. La sesta prova del campionato europeo classe 1 a suo tempo era stata osteggiata e criticata dagli offshoreisti perché si diceva non avesse il carisma e la forza di competere con le altre grosse località del Circus, vedi Monte Carlo, Saint-Tropez, Porto Cervo e via dicendo. Invece il responso del campo di gara è sicuramente il migliore, anche alle più rose aspettative, migliaia di persone presenti, caldissima partecipazione. Un grosso spettacolo, insomma, questo pubblico finora ha lasciuto di offshore. Ne parliamo con un personaggio che forse di pubblico romano se ne intende, Adriano Panatta. Ma il pubblico romano io lo conosco come quello tennistico, è sempre stato un pubblico che a me mi ha sempre aiutato. È un pubblico molto, molto caldo, molto partecipe alle manifestazioni sportive. E qui si vede già a Nettuno che è una partecipazione incredibile. Ieri sera ci stavano, non so, 30.000 persone. Speriamo che faccia il tifo per Polpicò e non per le altre barche e che Polpicò possa vincere questa gara. Questo entusiasmo colpiva anche un lombardo verace come Domenico Achilli. Ma devo dire che Nettuno sicuramente ha risposto pienamente alle attese, in quanto il pubblico è molto caldo, molto appassionato. Gli organizzatori stanno facendo il loro meglio perché tutto riesca per il meglio. Speriamo che sia una buona gara. L'eccessivo calore si trasferiva anche in mare durante la fase di stazionamento, provocando caos ed una discutibile partenza. Se alla gente non si dice dove devono stare e non viene delimitato un canale di partenza in maniera chiara, gli spettatori non hanno colpe, cioè non sanno dove veramente, non sanno dove andare. E soprattutto comunque la barca start, la quale è passata davanti, non ha praticamente dalla bandiera gialla alla bandiera verde, una volta che si è allineato ci saranno stati 3 secondi. Le barche stavano ancora girando intorno alle due boe o barche, diciamo, in dislocamento, quando questo qui ha dato bandiera verde, cioè una cosa addirittura mai vista veramente. Comunque dopo la bagarre iniziale la corsa partiva senza incidenti. Il campo di gara era un misto con un tratto di facile navigazione sotto costa ed un pezzo di vero offshore con navigazione a bussola in mare aperto. Io penso che abbiamo trovato il giusto equilibrio tra navigazione, per cui offshore vero, e anche per il pubblico dei passaggi sotto costa che possono vedere le barche finalmente. La gara vedeva un monologo dei catamarani grazie al mare calmo. Splendidi duelli si compivano sul filo dei 180 km all'ora, con un alternarsi di sorpassi tra le varie imbarcazioni. La corsa andava avanti così con un ritmo incredibile. Nel bordo sotto costa si delineavano le prime posizioni. Il Cesa prendeva il comando impensierito dal velocissimo Martini. Il Polpicò Sornione era in posizione d'attesa. La grossa sorpresa era la virata dell'isola di Palmarola. Gioffredi, vero maestro alle manette e insuperabile nella navigazione, in questa virata dimostrava tutta la sua genialità. Abbiamo superato Buzzi a Palmarona, abbiamo virato molto a terra dentro di scogli pericolosi, ma comunque ai limiti della costa, e invece Buzzi è andato tutto all'esterno, abbiamo guadagnato un mezzo miglio lì. Dopo il sorpasso, Gioffredi, con la barca alleggerita da carburante consumato, apriva al massimo i suoi Lamborghini 4 valvole, da 900 cavalli di potenza cada uno. Con Panatta al suo fianco, filava imprendibile al traguardo. Raggiante all'arrivo il commissario tecnico del tennis italiano. Inutile ricordare quanto Roma gli abbia portato fortuna come giocatore ed ora anche come pilota. Roma, Nettuno è stato stupendo, il pubblico stupendo, io corro in casa e meglio di così non poteva andare. Al terzo posto Molinari con il Martini. Dopo il report una piacevole conferma, l'SDA, Polli ormai abbonato al quinto posto. Con questo risultato abbiamo 4 motori benzina nei primi 5. Ciò ribadisce l'incertezza di questo campionato, dove ogni gara registra un ribaltamento della prova precedente, con un alternarsi di vittorie tra i diesel Citec e i benzina Lamborghini. Ottimo sesto il Castello Gancia, dopo un paio di risultati negativi, un piacevole ritorno. Buona la 7ª piazza per il Sireg, primo scafo al traguardo con i turbo diesel Isotta Fraschini. Da registrare un fatto importante, la media oraria ottenuta. I primi 7 scafi hanno fatto tra i 155 km del primo e i 145 del settimo. Ciò può spiegare dove è arrivato il livello tecnico dell'offshore dopo poche stagioni. Solo 2 anni fa queste medie erano inavvicinabili. È bene ricordare che le gare più tirate si vincevano a 120 km orari. In colore la prova di Casiraghi con il Gancia, mai entrato nella lotta delle prime posizioni. Il Circus si trasferisce ora a Trieste, dove domenica prossima si disputa la 3ª prova del campionato italiano. Una vita di...